Ah, ecco. Che spavento. Ah, salve collega. Facciamo subito vedere che mettiamo la radio perché questo subito mi bacchetta. Un altro pure. Ciao Giovanni. Sentite? Ah, sì, ero Cosa? impegnatissima e Sono appena super. entrata, mi ritrovo lei. Ciao ragazzi. Madonna, io come sono più scura di voi pelle? Voi siete gialla. Ti sei abbandonato troppo. Sì, mi sono messa sul balcone, ho preso un po' di sole. Hai visto? Sono in quattro. Aspetta, vado a vedere quando siamo in servizio. Chiaro, abbiamo il tenente, sta facendo un po' di amministrativa. Ah, ti salutano, Ok. centralino. Ma ti chiami centralino di nome? Sì, anche di cognome, qui mi chiamo Centralino. Ah, centralino, Agente centralino. secondo Giovanni Smith, 18. Con quei codici. Giovannino, Giovannino, prepara prepara una una gran gran vittoria. vittoria. Facciamo una Facciamo da tre da tre agenti, agenti, dai. dai. Ma guidi tu o guido io? Ah, No, guida guido tu, tu, sono sono stanco. stanco. Perfetto, allora prendo un'altra auto, non la so guidare quella, non è che la so guidare, non mi trovo. Posso? Va Va bene. bene. Perfetto. Ah, centralino, ti dice qualcosa questo nome, Lady? Certo! Ma guarda come sei risvegliato! Ovvio, Ti Lady saluta, subito. ti saluta. Tanti baggetti e cuoricini gli mando. Ma pure. Ovvio, a Lady tutti i cuoricini di questo mondo. Vabbè, allora avevo già preso appuntamento con l'avvocato. Mi spiace. Non ho parole. Dai che ci aspettano. Non voglio più avere a che fare. Successo? Dai su che ci aspettano in pattuglia, veloce, dai, scattare. Pure! Gli occhiali nuovi. Ragazzi, venite al desk, ci stanno varie persone, vari cittadini, Sì, stavo scendendo anche sì, sì. a terra. Venite un attimo. Accosti. Ma come perché? Sai fare un inseguimento con questa che bello. Tre allora. No, scendete. Perlomeno non è bianca. Certo, Lo facciamo? Lo fermiamo a questo? riconosci lì. Certo, ha preso la macchina davanti in faccia a noi. Che facciamo? Rubiamo i veicoli qua? Dobbiamo andare a procedere con l'arresto, lo sa? No. Ma che è questo? Scende dal veicolo. Fagli una multa per. Fagli una Fagli una multa, multa, Giovanni, e Giovanni, e lascialo lasciamo andare. andare. Ma dei reati che ho fatto solo per codice stradale. Quello che ha fatto, quello che ha fatto. Ma perché questi non vanno? Ah, grazie. Perfetto, allora. Allora, il Andiamo. signore forse è straniero, non è del posto, quindi non capisce bene. Aiuto. Sergente, venga, venga. Io? Mangia in galera il Fatto. signore, è Vede per la prima qualcosa? volta. Vede Sì, qualcosa? vedo tutto. Ah, vedi tutto, perfetto. Allora, che facciamolo? Dice che è nuovo in città. Io procederei con l'arresto. Lei cosa farebbe? Fagli la multa, fagli le multe e lascia andare. Grazie mille, vedi che lei è Perfetto, un buon però uomo, gli di un buon aggiungo anche cuore. corruzioni, aggiungo come multa, eh. Nash. O no? Ma Vabbè, lui facciamo così, Fai tu, fai tu, sono Giovanni. buono. Facciamo così, sono Grazie mille, buono. anche lei è un buon cuore. Allora. Aspetta, io ho Aspetta, brutto quel sempre manettato. signore. Allora, lei il signor Abbastanza. Franco Allora, noi rifacciamo la procedura, vieni qui. denominato Caparezza. No, no, non ti sai spiegare, Franco? come al solito. Sì. Venga Sergente, possiamo andare al vanilla che facciamo l'ordine?
Sì, sì, andiamo, andiamo, andiamo a fare un bel carico. Come hanno fatto a mangiarsi quel ben di Dio che avevo comprato? Io non ho trovato più niente, ho preso sempre una cosa, uno da mangiare e uno da bere, ma... Avevo comprato 100 pezzi di tutte le cose, tutto. Non so, sarà qualcuno che è bulimico lì dentro. Ah, io non ti voglio più parlare, guarda. Perché? Che novità è questa? Basta. Devo trovare un avvocato, mi devo trovare un avvocato. Per che cosa? Divorzio. Tra la capiuscia, poi è venuto fuori anche questa lady, ma chi è sta lady? Ciao Cati. Non è lei, è un'altra quella, non è lei. Sì, ma lo sai che... ha cambiato caparrucca. Quindi una forte debolezza. Tutto è stata una delusione. Avete una certa Catiuscia? Eccola. Guarda come si illumina. Con permesso. I capelli, guarda che si abbinano quasi alle luci. Sì. Andiamo, così ordiniamo le ordinazioni. Muoviti, dai. Buonasera. Ci sono due tizi là che ballano. Eccola qui. Non li vedo. Ora vedo tutti. Sì, ho un po'. No. Cioè, sono dal cervello un po' lentino, quindi probabilmente è quello il problema. Sì. Faccio 13 battiti cardiaci, mi sa che sto per morire. Se vuole le faccio una ci facciamo girare un po' al mercato. No, sto scherzando. No, la ringrazio mille, caro. Le aumento i battiti. Penso sia un po' improbabile da fare, però. No, ma cosa hai capito? Io sono un ballerino. Sì. Chiedo scusa, è stato un interesse. Immagino. Che cosa? Io la ringrazio. Bacia... Quindi c'è tanta gente questa sera. Sì, prendiamo st'ordinazione, carissima. Sì, ma dov'è? Sì, ma perché non lo vedo io? Okay. Ma come? Cosa? Importante che. Sì, esattamente. L'importante è che sia un alcolico il da bere e poi il mangiare è tutto a vostro piacimento. Basta che siano 202. Salve, gentessa. Ah, salve. Ah, va bene, va bene. Ma lei viene dalla montagna? Esattamente. Sì, come dice? Potete scendere, per sì, favore. Vieni dalla montagna? No, in realtà io, mia madre è ugandese, mio padre è giamaicano. Ah, e siete così vestiti così? No, in realtà è una maglia un po' particolare che mi sono... What? Mi sono pentito. Vabbè, io vado dove comprensa. C'è la richiesta, visto che gli agenti sono, insomma, hanno il verme solitario. E comunque devo fare i miei complimenti per quelle scarpe, veramente meraviglioso. Per le scarpe, per le scarpe. Le posso chiedere qualcosa, gentessa? Stai sentendo? Sì. Molto bello. Lei è poi indossate da lei. Non è proprio una mozzarellina. C'è tua moglie, però si sta in gelo. In che senso? No. Sono un mozzarella. No, dico, non, sei un po' di colore. Ehi, anche tu. Lo sapevi che... sono, sì, le mani bianche. Ehi, ti volevo parlare di una cosa bellissima. Io fate da Una bella Giovannina. Non sto capendo più niente. Lui viaggia con la fantasia. E infatti, no, dico... Dove va? Io stavo cercando una donna di colore. Sì? C'era con me? Si permette. No, ma non è il mio tipo, gente. Ma non sono di colore, sono un po' più... No, io stavo parlando alla signora. Allora, io praticamente mi sono messa... Posso fare 4.800. Sul balcone a prendere un po' di sole in faccia, ma non è che sia di colore, Beh, ma ti sta bene quel colore, sai? Sì, un po' più... posso dare del tu? Sì. Signorina, mi presta un attimo il taser, per favore? Non posso farlo. Che butto giù qui io. No, piuttosto, io sono in servizio o non mi sono... non mi ricordo. No. È stato un piacere, agentessa. Arrivederci. Il signore chi lo riconoscerà mai? Tutto imbacuccato. Diciamo così, singolare. Sì, ha detto che viene, boh, non mi ricordo da dove. Ah, mamma mia, ma che pentimento. Dal Guatemala. Guatemala, certo. Comunque, come umili tu le donne, non lo sa fare nessuno. Che senso? In che senso? Sì, sei umiliante. Ma tu pensi sempre male? Cioè, sì, vabbè, certo, siamo tutti deficienti, infatti. Che senso?
Ma scusa, Giovannino non era dietro con noi? Sì, era qua dietro di me. Che segreto dietro, Giovanni? Ci vediamo dopo, ok? Sì, Giovannino, mi devi dire qualcosa. No, però ti dico, stai bene? No, per niente. Perché? Mezzo. Ma non vedi che quanto è porco questo? Mi sono sposata. Vabbè, perché lui è scherzoso, è fatto così. Ma quale scherzoso? Non capisce. Umilia le persone. A me poi non mi fa mai un complimento, le deve sempre fare alle altre. Ma come? No, no, mi trata sempre malissimo. Ma non è possibile, ma è un complimento. No. Vabbè, ma lui ti ama, cioè, non ti... Vabbè, facciamo così, non parliamo di ste cose in servizio, ne parleremo dopo. Ma io sono in servizio, mi ricordo se ho timbrato. Siamo in servizio, infatti, ne parleremo fuori servizio. Dai, possiamo coprire la città. Ci andiamo a prendere un caffè insieme, guarda. Vabbè, beh. Ciao. Ciao. Io sto sangue per terra, che è successo? No, ci scusiamo, infatti, mi scuso. Oh, facciamo dei... Qui hanno bevuto sicuramente, facciamo dei test palloncino. Devo fare test? Dottoressa, scenda che dobbiamo farle un test del palloncino. Brava signorina. No. Sì. Brava signorina. No, non riesco a chiudere la mia macchina. Chiude la sua macchina. Salve. Benissimo, si metta. Ci sono i cecchini. A lei non c'entra niente con la rissa? Ci sono i cecchini sui tetti, attenzione. Ah, allora, poi, non c'entra con la rissa, poi. Ho detto a Giovannino di fare il test per quelli lì e poi venire qui in centrale. Fatto bene. Ma il test di che cosa, ragazzi? Di gravidanza. Alcol test, alcol di gravidanza, quell'altra gravidanza. Io faccio molte comunicazioni, per favore. Di gravidanza, gli ho detto. Secondo lui, cosa? No, era, lei l'avevamo già detto per l'alcol prima. Era una battuta. Per spezzare. Sì, ma l'hai fatto andare in crisi. No. Agli uomini poi soprattutto. Sì, è dire che dobbiamo mettere il test di gravidanza che non c'è. No, non è notato per quello, ma cioè, cosa c'entra? Ma dove sono? Ah, Saro, è fatto? Sì, guarda, penso ci sia soltanto, fammi vedere. Era il signore del Vanilla che deve fare la dissequestro della macchina, lì cosa che era. Ma non ci sono più macchine di sequestro, l'abbiamo fatto. Mi sa che l'hai fatto tu prima involontariamente. Infatti, come sono bravo. Fai film, vai là, mi dia la targa, gli dici e dopo gli dici di sequestrato. Il veicolo lo troverà all'impound dopo aver pagato le spese di gestione. Dici, ok. Impound si chiama? Sì, impound si chiama. Il veicolo lo troverà all'impound, liberato, dovrà solo pagare le spese di gestione. Allora, signor Dimitri Lacquaia, ci racconti esattamente tutto? Spegniamo i cellulari. Sì, aspetta. Sergente, c'è una sua amica di là. Sì. Che cosa è successo? C'è una tua amica di là. Vuole me? Sì. Allora, procedi con prendere la dichiarazione del signor Dimitri. Mi ha dato già il documento, io vado a vedere e torno subito. Figuriamoci. Salve. Salve, ma qual è il problema? Allora, è già più volte che questi tizi vestiti di viola mi rapiscono. Ancora? Sì. Ma non c'è nessuno che mi cerca, mi prendi in giro. Quello con i capelli bianchi, lunghi. Sono andato via. Vale? Non so i nomi. Ah. Vieni a cercare, vabbè. Vabbè, mi diceva... No, giusto. Vabbè, sarà ormai la terza volta con oggi che mi rapiscono. Tre volte addirittura? Sì. Non cercava me. Vabbè, ma tutte quelle che vengono cercheranno te sicuramente, non a parte bocca. Sì, perché visto questa qui la dimostrazione che sei fissata, perché vabbè. Comunque faccio la dichiarazione. Il signore è stato rapito tre volte, ti rendi conto? Tre volte. Se lo vuoi vedere, se ho fatto errori, dovrebbe essere nella cronologia degli ultimi. Ah, ti volevo dire che sono andata dal concessionario, no? Ho visto che fanno le rate. Mm-hmm. E questa volta ci hanno azzeccato con la rata. I prezzi sono giusti, strano. Sì? Strano mi dice pure, È tutto perfetto. Ma non ti ricordi la Jessica che fregatura me, la fregatura sera quando ci metto mano io è tutto perfetto. Se lo ricordi, signori. Non mi sembra proprio.
queste sono le sue. Questa è stata una combinazione, è la prima volta che vedo qualcosa di fatto bene. La prima volta. Si vede che è da tutto. Quando è cambiato partner si è migliorato. È tutto fatto bene. Comunque devo dire, non voglio parlare troppo presto, però comunque ci sono state rapine, tranquilla. Sì, succede di tutto. Dai, andiamo. Che, voglio dire, abbastanza rilassata. Hai imparato pure qualche procedura? Ma quale è rilassata? Sono veramente male, c'ho il cuore a pezzi. Anzi, guarda, Madonna io... Madonna mia, ma è assurdo! Scusami, ma perché tu... Non... Va bene, adesso vedrai come andrò a prendermi un caffè tanto con Giovannino. Ci sta, dai. Sì, sì. Visto che non vai oltre, vedi, a posto. Può darsi che mi vada anche a infilare in qualche piscina con lui. Finita? Sì, avevo comprato proprio un costume proprio bello bello. Allora tocca organizzare un'uscita in barca. Un costume di Playboy. Ok, allora uscita in barca, vediamo. Quando la possiamo fare? Tanto sì. Solite parole, poi non si fa mai niente. Il lavoro, il lavoro e il lavoro.